Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Bentrovati e buon Natale. Oggi solo la Lega difende davvero Made in Italy. La Lega si batte da sempre per la tutela dei prodotti del territorio. Stoppa la concorrenza sleale che abbatte i costi in maniera scorretta, a danno delle nostre produzioni e della nostra salute. È necessaria una seria politica che favorisca i nostri prodotti a chilometro zero e garantisca un futuro a migliaia di imprese e agricoltori. Lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy sono due proposte che oramai sono legge dello Stato. Proposte effettuate in Commissione Attività Produttive alla Camera che salvaguardiano le nostre produzioni. Si tratta di dare una nuova spinta a questo tipo di lavoro per andare a toccare la tutela, andare a guardare seriamente quella che è la tutela del Made in Italy alimentare. Perché mentre tutti ci dicono che l'industria pesante sta in qualche modo facendo dei passi indietro, l'industria alimentare è l'unica cosa che in maniera rinnovabile all'interno di questo paese può ed deve essere difesa ed essere utilizzata come volano per una ripresa che noi tutti speriamo essere il più possibile vicina. Il nostro indirizzo è sempre quello: maggior tutela per i cittadini e soprattutto un marchio di riconoscimento di qualità. E c'è da aggiungere e da sottolineare come in particolare il Veneto, ma tutte le altre regioni del nord, stiano andando anche verso un'etichettatura regionale per affrancare ancora di più il territorio alla produzione come sinonimo di qualità. Si viene accusate di cercare di creare commissioni ad hoc probabilmente solo per così studiare fenomeni particolari senza poi produrre nessun tipo di risultato apprezzabile. Invece questa commissione, che è, mi pare, voluta da tutto l'arco parlamentare qui rappresentato, abbia potuto nella scorsa legislatura dare la dimostrazione di come una gestione seria di una commissione da parte di tutti i commissari del Presidente, ricordo lo splendido lavoro dell'ex collega e amico Gianni Fava, ha potuto dare dei risultati importantissimi. Il primo sì del Parlamento europeo sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti, e questo è un passo fondamentale. Io vorrei ricordare che riguarda anche quei prodotti che possono avere un effetto sulla salute, come l'abbigliamento. Molto spesso non ci si pensa, ma i prodotti importati contengono delle sostanze nocive anche per la salute e creano una concorrenza sleale nei confronti di chi invece rimane nel territorio. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.